Per quasi 70 anni, dal 1924 al 1991, la città più occidentale dell'impero russo è stata conosciuta come Leningrado. 20 anni prima aveva già subito un cambiamento toponomastico, divenendo Pietrogrado, in quanto il suffisso burgo era percepito come troppo tedesco e quindi Nicola II preferì modificarlo con il suffisso slavo. Ciò non evitò che proprio tale città fosse al centro della rivoluzione d'ottobre, chiamata così per l'azione di forza che dal 7 all'8 novembre del 1917 avvenne a Pietrogrado, culminando nella presa del Palazzo d'Inverno, dove si era asserragliato il governo provvisorio guidato dall'imbelle Kerensky. Tale azione fu sollecitata da Lenin, giunto da 2 settimane nella città russa, la più vicina al confine con la Finlandia. La città non è la più occidentale, anzi, addirittura la finestra della Russia sull'Occidente, solo in virtù della propria posizione geografica, del suo affacciarsi sul Baltico, dell'essere il punto privilegiato degli scambi culturali e commerciali con il resto dell'Europa. La sua stessa conformazione urbanistica è palesemente europea, anzi, ad essere più precisi, è italiana, poiché lo zar Pietro il Grande affidò all'architetto ticinese Domenico Trezzini il compito di supervisionare il progetto di realizzare la nuova capitale dell'impero russo. Pietro era un ammiratore della cultura occidentale e per favorire lo sviluppo della nuova capitale emanò un decreto che impediva la costruzione di edifici in pietra al di fuori della nuova città, che volle dedicare al santo di cui portava il nome. Così in pochi anni San Pietroburgo divenne il principale centro russo. La prima costruzione ad essere realizzata fu la fortezza di Pietro e Paolo, attualmente al centro della città, sul fiume Neva. All'interno di questo imponente complesso c'è la cattedrale dei Santissimi Pietro e Paolo, caratterizzata dall'altissimo campanile, sul cui pinnacolo dorato, all'altezza di oltre 120 metri, svetta un angelo a grandezza quasi naturale che sorregge una croce, uno dei simboli della città. La chiesa, in stile denominato barocco petrino, fu cattedrale, nel senso di sede vescovile, fino al 1859, quando cedette tale titolo alla chiesa di Sant'Isacco, in stile neoclassico. Nel 1919 i bolscevichi chiusero la cattedrale al culto, trasformandola 5 anni più tardi in un museo. All'inizio del nuovo millennio, nonostante in gran parte sia rimasta un'area museale, la chiesa è stata riaperta al culto. Ma la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo non è importante solo in quanto prima costruzione di San Pietroburgo. Il motivo che la rende unica e meta di pellegrinaggi è costituito dalla presenza delle tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II, con le sole eccezioni di Pietro II e Ivan VI. A fianco dell'ultimo zar hanno trovato sepoltura anche tutti i membri della famiglia reale martirizzati ad Ekaterinburg il 17 luglio 1919 a casa Ipatiev. Nel 2000 la Chiesa Ortodossa Russa ufficiale riconobbe la canonizzazione ed aggiunse ai martiri della famiglia imperiale il titolo di portatori di passione della Chiesa Ortodossa Russa. La canonizzazione si estende anche ad altri martiri dell'opposizione dell'Unione Sovietica. Tra gli altri monumenti di San Pietroburgo spicca la chiesa di Sant'Isacco, che vanta la 4ª cupola più grande del mondo dopo San Pietro a Roma, Santa Maria del Fiore a Firenze, San Paolo a Londra. Ed il Palazzo d'Inverno, sede del Museo Hermitage, il più grande al mondo, che reca ancora vestigia degli appartamenti imperiali. Un'altra notevole costruzione ed attuale cattedrale cittadina è la chiesa di Nostra Signora Kazan, costruita in omaggio alla vittoria nel 1812 e al cui interno si trova la tomba del pietroburghese Kutuzov, il generale che costrinse Napoleone a capitolare. Durante il comunismo era stata trasformata in museo dell'ateismo. La piazza del palazzo, progettata in stile impero dall'architetto napoletano Carlo Rossi per celebrare la vittoria di Alessandro I sugli invasori francesi, presenta da un lato il Palazzo d'Inverno, dall'altro il Palazzo dell'Ammiragliato, al cui centro si trova l'Arco della Vittoria, anch'esso celebrativo del successo bellico contro Napoleone. Va infine ricordata la chiesa di Santa Caterina, l'unica costruzione cattolica sopravvissuta al comunismo, sotto la cui oppressione fu adibita a deposito di motociclette. Prima della rivoluzione bolscevica a San Pietroburgo si contavano almeno 10 parrocchie cattoliche, un numero perfettamente comprensibile se si pensa anche solo a quanti artisti italiani vi venissero a lavorare e vi si stabilissero assieme alle loro botteghe,
come il fiorentino Bartolomeo Rastrelli, cui si deve il Palazzo d'Inverno, ed il veneziano Alberto Cavos, che progettò gli interni del Teatro Bolshoi di Mosca e del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Tutti questi artisti, come quelli citati in precedenza, morirono a San Pietroburgo, segno tra l'altro dell'affezione che avevano sviluppato verso questa meravigliosa città.